Bentrovati a tutti, buon Ferragosto. Se ci vedete invece il 16, beh, bentrovati anche se ci anticipiamo un po' il caffè per come facciamo ultimamente in questo periodo di vacanza. Ezio, bentrovato anche Ciao Massimo, ben trovato a te, ben ritrovati a tutti gli amici di Juventus, una signora per due che, a prescindere da quando ci ascolteranno, spero abbiano trascorso un sereno Ferragosto. Naturalmente vi invitiamo a iscrivervi al canale e questo video perché ci sono dei commenti da fare, non tanto di calcio, di mercato, perché oggi giustamente c'è davvero poco, ma il riferimento è sostanzialmente alle classi dirigenti, no? Partendo da quello che è la figura di Gravina e le dichiarazioni di Mancini che sono state, come dire, importanti perché giustamente anche lui ha diritto di replica rispetto a quanto è accaduto. Dal Fatto Quotidiano, ma lo riportano poi un po' tutti i giornali sportivi di oggi, chiaramente Mancini ha fatto riferimento a Gravina come persona che non dava sicurezza e che ha cambiato membri dello staff a sua insaputa. Ha anche detto Mancini non ho fatto nulla per essere massacrato così. Mi sono solo dimesso ed è stata una mia scelta. In un'intervista a Repubblica, quello che sto dicendo è indipendente da quello che potrà succedere in futuro e da dove andrò. Quindi non ha fatto nessun riferimento, giustamente. Mi sono dimesso, mi sono assunto tutta la responsabilità della decisione, non mi sono nascosto. Avevo parlato col presidente Gravina, cercato di spiegare le mie ragioni, non mi sono mai permesso di accusare nessuno e mi ritrovo accusato. Ho cercato più volte di parlare con Gravina e espongere le mie ragioni, ho spiegato che in questi mesi mi doveva dare tranquillità, lui non l'ha fatto, mi sono dimesso. Poi naturalmente c'è anche quella che è il riferimento alla questione Bonucci, Buffon, tutte balle, ha detto chiaramente, però lui ha cambiato membri del mio staff a mia insaputa senza dirmi nulla. E questo è uno degli elementi, credo che Gravina stia facendo davvero danni importanti, li ha fatti alla Juventus che può aver sbagliato, ma alla fine dichiarazione a destra manca e via così. Abbiamo capito che tipo di come classe dirigente abbiamo. Sodale, naturalmente, di Ceferin, e mi riferisco anche Ezio all'ultima intervista uscita dal Corriere della Sera, Walter Veltroni. Intervista Michel Platini il 10 agosto alle 10. Parla dell'avvocato, naturalmente, del fatto che non fossero amici, ma importante era naturalmente la differenza d'età, ma dice: l'ho reso orgoglioso e questo mi ha dato grande soddisfazione. E poi gli scandali FIFA, no? Mi hanno messo sotto accusa le commissioni della FIFA, cioè, che gestiscono loro, virgolettato. Se la prende giustamente con Blatter, con Ceferin, con Infantino, dicendo non hanno mai giocato a calcio, sono importanti là dentro in quei palazzi e fuori non sarebbero nessuno e non sono nessuno. Chiudendo, farebbe il presidente della Juventus? Nessuno me l'ha mai chiesto. Al di là di questa chiosa, però chiaro, Ezio, mi sembra abbastanza evidente che siamo di fronte a decisioni abbastanza scriteriate. Prendo per buona la dichiarazione di Mancini, non dovrei vedere il contrario, non capisco, non ci sono motivi, ma anche il fatto che Platini abbia tracciato non la prima volta un quadro piuttosto chiaro dei nostri come dire, dirigenti. I diritti televisivi sono ancora lì in ballo, la Juve è stata danneggiata, la nazionale probabilmente sulla base di qualche pressione esterna. Mancini, si è trovato dei cambi improvvisi. Insomma, Ezio, qual è la tua opinione in merito? La mia è chiara, la nostra classe dirigente è inadeguata e sta distruggendo il calcio italiano. La mia opinione in merito innanzitutto è improntata a un certo tipo di disgusto, perché Beh, certo. da un paio di giorni a questa parte, ovvero dalle dimissioni di Mancini di cui parlerò, non è in atto un certo tipo di pensiero a cui certi media danno ovviamente spazio, in forza del quale si ritiene
o si vorrebbe far credere che la Federbanana è la casa madre della Juventus, che è una menzogna di carattere gigantesco, e tutto questo purtroppo in funzione dei patteggiamenti che ci sono stati. Non, venendo alle dichiarazioni, alla questione Mancini, Gravina e addentellati, allora io credo che innanzitutto Mancini abbia sbagliato la tempistica Sì, va bene, certo. delle sue dimissioni. Non, il fatto di avergli cambiato degli elementi dello staff, a mio avviso, non so quanto da regolamento sia corretto, anche se, come normalmente accade, ogni allenatore ha il suo staff e decide lui quelli che devono essere i suoi collaboratori. Io credo che cioè questo possa essere un pretesto, ma sicuramente acuito da un malcontento pregresso. Tutto questo detto, Mancini ha sbagliato la tempistica delle sue dimissioni, avrebbe dovuto presentarle dopo essere stato eliminato dai mondiali, un secondo dopo essere stato battuto dalla Macedonia Vero, a vero, certo, vero. Palermo, che poi queste ragioni che lui adduce possano, io non ho titolo, nozioni o informazioni diverse per metterlo in dubbio, però ho il sospetto che un'eventuale offerta araba, se ci sarà, insomma, la verificheremo ecco, di qui a breve, no? Ho sospetto che un'eventuale offerta araba abbia certamente molto contribuito ad amplificare il suo malcontento. Certo, Un assolutamente. malcontento, figlio anche, e questo è emerso chiaramente, soprattutto negli ultimi tempi della sua gestione, da una perdita di entusiasmo collettivo, probabilmente o forse da una mancanza di motivazioni, o dalla convinzione di poterne ricavare qualcosa di buono, con il materiale al quale lui poteva attingere. Attinge. Credo che non ci sia mai in questo caso un motivo solo. Certamente emerge l'inopportunità in termini temporali del gesto, e certamente emerge un'altra. Cioè, la verità per cui il calcio è una cosa e la politica del calcio è un'altra cosa. Ora, al di là del pulpito De Laurentiis, che proprio Gravina aveva citato in quanto Napoli, società da porre ad esempio da parte Sì, di tutti, beh, e certo. ecco, allora il Gravina ha poco da adombrarsi se De Laurentiis chiede il rispetto delle regole, è tutto da verificare se queste regole implichino il fatto che la nazionale non è una squadra concorrente del Napoli. A mio avviso a nulla valgono tutte le considerazioni, i richiami al patriottismo, all'ideale superiore che rappresenta la squadra della Federbanana. Sono tutte storie, anche in questo caso, e secondo me anche per De Laurentiis è sempre comunque una questione di soldi. Che poi lui abbia ragione dove indica pessima la gestione del rapporto con Mancini e del contratto di Mancini,
Ecco, certamente non gli si può dare torto, ma non ci si può nemmeno sorprendere del fatto che Gravina si ritrovi in questo pasticcio, perché la gestione della sua presidenza è una gestione fallimentare, Assolutamente, fallimentare assolutamente. sotto tutti i profili, è una gestione da voltastomaco per la sfacciataggine, per vicacia nel voler difendere una poltrona che lo ha visto sconfitto sotto tutti i profili. Gli stessi tribunali ordinari in questo momento stanno facendo a pezzi tutti i teoremi in forza dei quali lui ha venduto la Juventus a Ceferin, conoscendo il personaggio. Ovviamente questi politicanti che fuori dal calcio, come dice giustamente Platini, sono nessuno Esattamente. nel momento in cui si ritrovano in certe posizioni, entrano anche loro in una sorta di delirio di Onnipotente. onnipotenza. A che cosa? Io credo lui aspiri addirittura a degli incarichi FIFA, quella FIFA di cui peraltro non è nemmeno la cosa più importante essere il presidente, ma essere negli apparati di quell'organizzazione. Sono loro che decidono, sono loro che non tengono minimamente conto delle esigenze di chi invece il calcio lo fa e lo produce. Io qui, ora, se Gravina non fosse il politicante che è, ma avesse ancora un barlume di dignità di un normale essere umano, probabilmente sprofonderebbe nella vergogna. Per non aver posto anche lui le sue dimissioni quando era ora di Venezia, darle. dimissioni non le dà, le dimissioni non le dà nessuno. Ma Sono rarissime non eccezioni, solo, eh. io sono ben contento che ora si ritroverà, secondo me, cosa di cui sono particolarmente ma ne contento, ne gratificato, confortato nel vedere che ad un certo punto, quando ti comporti in un certo modo, insomma, prima o dopo il karma viene a cercarti, ecco. E quindi voler insediare a tutti i costi Luciano Spalletti sulla panchina della nazionale senza aver trovato un accordo con De Laurentiis, perché sia chiaro, cioè Gravina non ha nessuna intenzione di pagare clausole che peraltro costituirebbero un precedente disastroso, lo esporrà sicuramente ad un contenzioso Vedremo, certo. dal quale probabilmente, proprio per i motivi politici, per associazioni di amici degli amici, per camarille, per tutto quello che c'è di sporco, velenoso, malmostoso, massonico, poco pulito e anche discretamente mafioso, che gira intorno al potere del calcio, non solo italiano, ben inteso, evidentemente ha la certezza Esattamente. di uscirne vincente, no? Esattamente, è quello che dico anch'io. Platini l'abbiamo citato e io resto ormai sempre più convinto che conti il campo, è fondamentale, ma conta molto la politica del calcio, il nazionale e internazionale con le varie congreghe o conventicole, come diceva un famoso film di molti anni fa, che però identificava bene. Insomma, questo tipo di alleanze. Iscrivetevi al canale e ci vediamo presto, come sempre. Grazie, Sì, grazie a te. Solo un'ultima cosa, Ezio. Sì. perché fa pensare la risposta di Platini quando gli hanno chiesto se farebbe presidente della Juventus,
lui dice: nessuno me lo ha mai chiesto. Si può anche intendere in questo modo, cioè se me lo chiedessero Potrei, perché no? potrei anche accettare, no? Esatto. Perché lui certamente nel calcio ha fatto di tutto, calciatore, allenatore, Tu, dirigente, sì, esatto. ma non di una squadra di club. E secondo me potrebbe essere stuzzicato da un'eventuale proposta di quel tipo. Questo detto, io spero che accada, perché Ma il mio Dio. pensiero, come tu ricorderai, è sempre stato improntato alla sua preferenza in quanto dirigente principale della Juventus. Mi limito per il momento ad augurare un buon proseguimento di serata o di giornata a tutti, anche a te naturalmente, Massimo, A e presto. come di consueto, a Ugo.